Cara comunità di fedeli, ci troviamo in un tempo in cui i segni celesti assumono un significato profondo e urgente. Padre Guillermo León Morales ci ha parlato della superluna di ottobre, conosciuta anche come la luna del cacciatore o la luna di sangue. Il simbolismo è chiaro, questa luna non rappresenta solo un fenomeno naturale, ma un avvertimento, un richiamo, per coloro che sanno interpretare i segni dei tempi. Padre Guillermo ha parlato di missili che verranno lanciati, e quando ciò accadrà, il sangue coprirà la terra. Ci sono momenti nella storia, in cui tutto sembra convergere verso un'unica verità nascosta, e oggi siamo di fronte a uno di quei momenti. Questi missili di cui parla Padre Guillermo, probabilmente, sono gli stessi di cui parla Padre Michel Rodrigue, in una delle sue profezie. Questo fa parte di una cronologia precisa di eventi, che oggi vedremo insieme. E rimanete con noi, perché c'è una figura cruciale, alla quale arriveremo, che ha bisogno di noi. Se argomenti come questi vi interessano, vi chiediamo un mi piace al video per sostenerci in questa nostra missione di divulgazione. Grazie di cuore! La luna di ottobre è conosciuta principalmente come luna del cacciatore, succedendo alla luna del raccolto di settembre, quando i campi venivano mietuti. Questo nome ha origini profondamente pratiche, legato alle tradizioni dei popoli agricoli e dei nativi americani. Ottobre era il mese cruciale per la preparazione all'inverno. Gli animali, che avevano beneficiato dell'abbondanza estiva, erano nel loro momento di massimo vigore. La luminosità particolare della luna piena, in questo periodo, diventava un alleato prezioso per i cacciatori, illuminando i campi ormai spogli dal raccolto e facilitando la caccia nelle serate sempre più lunghe dell'autunno. L'appellativo luna di sangue ha una duplice origine. Da un lato, si riferisce letteralmente al sangue degli animali cacciati in questo periodo. Dall'altro, come ci ricorda la scienza moderna, questo nome è legato al fenomeno ottico, che fa apparire la luna di un colore rossastro, quando è più vicina all'orizzonte, dovuto al modo in cui la luce lunare attraversa l'atmosfera terrestre. La luna ha sempre rivestito un profondo significato simbolico nella tradizione cristiana. Come ci ricorda il cardinale Ravasi, nel suo illuminante discorso del 2015, esiste un particolare sistema solare teologico nella nostra tradizione. Cristo è il sole, la Chiesa è la luna che riflette la sua luce, e i fedeli sono come stelle che brillano di luce riflessa. Se anche voi credete che Cristo sia il sole della nostra vita, scrivete adesso nei commenti. Gesù, sei la luce. Se la luna rappresenta la Chiesa, che riflette la luce di Cristo, il suo colore rossastro ci ricorda il sacrificio redentore. Ma cosa accade quando la luna si oscura? Ciò che vediamo nel cielo può essere un avvertimento fisico, ma ancor più, potrebbe segnalare un'oscurità spirituale all'interno della Chiesa stessa. Come ci ha avvertito Padre Michel Rodrigue, ciò che accade nella Chiesa influenza inevitabilmente il mondo intero. Quando vediamo la luna oscurarsi, forse ci sta avvisando che qualcosa di profondo e inquietante sta accadendo nella Chiesa, e che le conseguenze si estenderanno su tutta l'umanità. Ottobre non è un mese qualunque. È un mese in cui la Chiesa Cattolica sta discutendo decisioni importanti, al sinodo sulla sinodalità. Padre Michel ci ha avvisati. Se mai dovessero essere cambiate le parole della consacrazione, Dio interverrebbe immediatamente con l'illuminazione di coscienza. Questo potrebbe essere il segnale che darà il via a una serie di eventi profetizzati da secoli. Padre Michel Rodrigue ci ha fornito una cronologia degli eventi che devono ancora avvenire. Ci ha parlato di carestia, di guerra, di collassi economici e infine dell'avvertimento. Ci sarà carestia. Gesù mi ha fatto vedere questo. Poco fa, ero nella mia stanza, e quando mi sono seduto per prepararmi a dormire, ho visto un cavaliere nero. Questo significa carestia. Ho sentito,
Avrete soldi ma non avrete pane, il che significa che potrete avere soldi per comprarlo, ma non troverete niente. Quindi, il valore dei soldi crollerà. Potrai avere denaro, ma non ci sarà cibo da comprare. Padre Michel ci dice che i governi non avranno altra scelta che dichiarare la legge marziale, e questa sarà solo l'inizio di una guerra mondiale, una guerra nucleare. Padre Michel ha detto che 7 missili nucleari colpiranno gli Stati Uniti, ma grazie alla preghiera della coroncina della Divina Misericordia, molti altri saranno deviati dalla mano del Padre. Ma ciò che è ancor più preoccupante è ciò che ci dice Padre Michel riguardo l'Anticristo. Secondo la sua visione, l'Anticristo è una bestia a 3 teste. Una politica, una finanziaria e una religiosa. Queste 3 forze, apparentemente separate, si uniranno per formare una sola entità, un'alleanza, che incarnerà il massimo della malvagità. E la terza testa, la più pericolosa, si infiltrerà nella Chiesa stessa. Si nasconderà dietro l'umiltà e la carità, ma il suo obiettivo sarà quello di usurpare il trono di Pietro, di distorcere il vero insegnamento della Chiesa. La Chiesa cattolica si trasformerà in un'organizzazione che lavorerà per una falsa fratellanza universale. Una sola religione, un solo governo, una sola moneta. Tutto ciò porterà al regno dell'Anticristo. E non dimentichiamo che l'anticristo religioso non sarà riconosciuto facilmente. Verrà come un falso profeta, un lupo travestito da agnello, pronto a ingannare persino i più devoti. Solo coloro che avranno la saggezza di Dio potranno resistere alle sue menzogne. Questo è collegato ad una figura fondamentale per questi ultimi tempi, ed è una veggente. La storia della Chiesa è piena di momenti in cui la verità è stata trasmessa attraverso figure umili e semplici, ma spesso quelle stesse voci sono state silenziate o relegate ai margini della vita pubblica. È il caso ad esempio di 2 donne straordinarie, Suor Lucia di Fatima e Suor Agnes Sasagawa di Akita, che dopo aver ricevuto rivelazioni potenti, sono state isolate, nascoste dal mondo. Dopo le rivelazioni di Fatima, che includevano profezie di portata globale riguardanti la pace, la guerra e il destino della Chiesa, Suor Lucia fu relegata in un convento di clausura. Suor Lucia trascorse il resto della sua vita in silenzio, lontana dal clamore, e molti credono che ciò sia stato fatto per impedirle di condividere ulteriori dettagli delle rivelazioni che avrebbero potuto scuotere profondamente la Chiesa e il mondo. Un destino simile è toccato a Suor Agnes Sasagawa, che nel 1973 ricevette apparizioni e messaggi dalla Vergine Maria, nella piccola e remota città di Akita, in Giappone. Le rivelazioni di Suor Agnes sono incredibilmente forti, parlano di grandi sofferenze per l'umanità, di disastri naturali e di una crisi spirituale all'interno della Chiesa stessa. Anche Suor Agnes, dopo aver ricevuto questi messaggi, fu isolata in una zona remota del Giappone. E in tutto questo, non possiamo dimenticare l'importanza delle apparizioni di Garabandal. Conchita, una delle veggenti, è stata silenziata, proprio come accadde a Suor Lucia di Fatima e a Suor Agnes di Akita. Conchita non è solo una veggente, ma la custode di una verità che riguarda l'intero mondo e che avrà un impatto su ciascuno di noi. Tutto inizia con una domanda che molti si pongono. Cosa verrà dopo l'avvertimento? E la risposta è chiara. Verrà il miracolo. E chi annuncerà il miracolo? Sarà proprio Conchita. Questo è il punto centrale, che non possiamo trascurare. L'annuncio del miracolo è nelle mani di Conchita. Nessun altro ha ricevuto questa grazia, questo compito divino. Questo fatto, da solo, dovrebbe farci riflettere sull'importanza della sua figura. Perché questo è così importante? Dopo l'avvertimento, quando il mondo intero sarà testimone di un evento che non potrà essere negato, molti si convertiranno.
Ma, nonostante ciò, dobbiamo essere consapevoli che ci saranno forze potenti, che tenteranno di negare l'origine divina dell'avvertimento. Politici, scienziati, e persino membri della Chiesa, infiltrati da interessi oscuri, cercheranno di dare spiegazioni razionali, riducendo il soprannaturale a semplici fenomeni fisici o di scienza. Diranno che non è stato Dio, che non c'è nulla di miracoloso in ciò che è accaduto. E ci saranno molti, persino cattolici, che cadranno nella trappola di queste bugie, che si lasceranno ingannare dalle parole dei potenti. Ed è proprio qui che si inserisce il ruolo decisivo di Concita. Perché il miracolo dovrà essere annunciato da lei, e sarà lei a ricordarci che quanto è avvenuto, e quanto avverrà, sono eventi voluti da Dio, per la salvezza dell'umanità. Concita è la portavoce scelta dalla Vergine Maria, per farci sapere quando accadrà il miracolo. E dobbiamo comprendere che senza la sua voce, senza il suo annuncio, molti potrebbero perdersi, smarrirsi nelle menzogne del mondo. Concita conosce la data del miracolo, e per anni ha portato con sé questo segreto, con grande responsabilità e fede. Alcuni dicono che lei abbia confidato questa data solo a Papa Paolo VI, al suo confessore e al cardinale Ottaviani. Anche se ora quei grandi uomini di fede non sono più tra noi, possiamo essere certi che la data del miracolo è stata documentata, probabilmente nascosta negli archivi del Vaticano. Ma ciò che è altrettanto certo è che forze oscure, infiltrate persino nelle stanze più sacre della Chiesa, potrebbero aver visto ciò che non dovevano vedere. Sì, ci sono persone che sanno più di quanto noi immaginiamo, persone che temono il giorno in cui la verità sarà rivelata a tutti. Concita è stata scelta per un compito sacro, ma il suo silenzio negli ultimi anni ci preoccupa. Come Suor Lucia di Fatima e Suor Agnes di Akita, anche lei sembra essere stata relegata nell'ombra, nascosta dal mondo. Questo silenzio non è casuale, è un segnale che ci invita a vigilare e pregare per lei, perché la sua voce dovrà risuonare ancora. Il suo annuncio del miracolo sarà un faro di verità in un mondo confuso da menzogne e inganni. Il nostro appello oggi è di pregare per Concita, affinché la sua missione possa compiersi secondo i piani divini. Quali sono i dettagli che ha già rivelato Concita sulla data del miracolo? Cliccate sul video che è comparso sul vostro schermo per conoscerli. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo al prossimo video.